Non ti farò niente. Dammi il manufatto. Aiutami, ti prego. Chi sono? Cosa sono diventato? Sei Barnaba, il mio amico. Se non me lo dai, diventerai qualcos'altro per sempre. Tu non sei mia amica. Mi abbandonerai non appena te lo darò. La paura non mi fermerà! Non costringermi a farlo. È esattamente ciò che ti costringo a fare. A meno che non sia tu ad avere paura. Barnaba! No, credo proprio che mi resterà il segno. Non c'è dubbio. Ti ha fatto male? Mi ha preso in pieno, ma starò bene. Grazie agli dèi. Non si è mai visto un uomo senza un occhio e senza un braccio. Sono un po' in imbarazzo, ma pensavo davvero di averci visto giusto. Come ti è venuto in mente di andare a cercare il manufatto? Come hai potuto essere così stupido? Chi se ne importa del braccio? Potevi morire! Beh, almeno ho agito in buona fede. Non hai idea di quello che poteva succedere. Ti ho quasi ucciso! Oh, niente paura! Sono resistente come una nave militare! Ascoltami bene. Io sono immortale. Chiaro? Tu no! Fai un passo falso e morirai! Niente più Barnaba! E gli altri ne subiranno le conseguenze. Immortale? Oh, davvero immortale? Sì, immortale. Sorpresa! Sapevo che c'era del divino in te! Dovrò lasciarmi alle spalle tutte le persone che amo. E oggi ho quasi perso te. Per sempre. Cassandra, è così che funziona per i mortali. Ce ne andiamo quando lo decidono gli dèi. E io attendo con impazienza un al di là di mari calmi e di torte di granchio a non finire. Non far ridere. Magari no, ma oggi sì che ci siamo divertiti. È questo che conta, no? Non sappiamo per quanto tempo durerà il presente, ma è un dono prezioso come l'oro. Oro? In fondo mi avete organizzato una caccia al tesoro. Già, anche se mi sono giocato un braccio. Hai bisogno di cure. Custode, guarda tu stessa. Il tuo destino è proteggere le persone. Sei un'intermediaria del nostro mondo e del loro. Il tuo viaggio ti condurrà in terre di re, regine e conquistatori. Solcherai mari e attraverserai fiamme. Assisterai a rivoluzioni e ribellioni. Ma la tua presenza significherà pace, Custode. Accetta questo compito. Per loro e per te stessa. Una caccia al tesoro è finita, ma ne è iniziata un'altra. Forse dovrei cercare gli indizi di Erodoto e Barnaba.